Da Radio Circuito 29, l'appuntamento dalla parte dei consumatori. Cari consumatori, avrete sicuramente letto sulle pagine dei quotidiani che c'è una sorta di guerra dei contanti che vuole essere messa in atto da parte del governo. A questo punto c'è anche chi fra gli esperti in materia bancaria dice: ma guardate signori che questo è un regalo che si fa alle banche. Allora cerchiamo di saperne un po' di più grazie agli amici di Deciba e al presidente appunto della stessa Deciba, che è il dottor Gaetano Vilno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, che cos'è questa guerra dei contanti? Come funziona? Allora, la scusante è sempre la stessa, la buttano un po' sulla mafia, sulla camorra, sull'evasione. Diciamo che per prenderci dei soldi inventano, diciamo, gli dèi da qualche parte, ed è un sistema politico utilizzato da tanti anni. Quindi si inventano scuse, ma alla fine quello che accadrà è il fatto che ogni persona innanzitutto è controllata: cosa beve, cosa mangia, come si veste, come si diverte, cosa fa. Sì. Quindi un pieno controllo delle sue attività. Seconda questione: ogni attività che fai con un bancomat, che fai con una carta elettronica, è pagata. Sì. È pagata dall'utente, è pagata dal commerciante, e quindi questo giro di denaro diventa, sì, all'infinito, giro di miliardi di euro che impongono poi il cittadino. Voi provate a pensare, posso fare una riflessione molto semplice, un cerchio. Quindi questo cerchio praticamente è tutte le commissioni che pagate. Iniziate con 100 euro. Se voi pagherete 100 commissioni da un euro, alla fine del vostro cerchio i vostri soldi saranno finiti. Moltiplicate questo per x persone e x operazioni, così vi rendete conto, avete la percezione che questa questione dell'evasione è una stupidaggine, è una questione di miliardi di euro e di controllo. Certo. Niente più e niente meno. Quindi vi stanno rubando per l'ennesima volta i soldi. Allora, per quanto riguarda invece l'eliminazione dei contanti, secondo te ci si arriverà o non ci si arriverà? È impossibile, perché è un po' come eliminare quegli istinti degli esseri umani. A parte il fatto che se arriverà a questo, vuol dire che sarà distrutto il pianeta Terra, perché vuol dire che tutto sarà in mano alle banche, quindi con un click o con un mandato di un giudice che magari sbaglia, la vostra vita è finita, quindi vi toglie tutto quello che avete. Prima cosa. La seconda cosa: ci stanno provando da 20 anni, è da 20 anni che stanno facendo la guerra ai contanti e non ci riusciranno mai, anche perché chi evade, evade col nero, e chi paga, paga col nero, quindi il circuito del, certo, nero e il circuito del liquido non lo tocchi mai, quindi questo è il paradosso. Certo. Chi volesse maggiori informazioni, chi volesse saperne di più o magari raggiungere Deciba per varie ed eventuali, diamo tutte le coordinate. Certo, www.deciba.it, lavoriamo in tutta Italia. Perfetto. Dottor Gaetano Vilno, grazie, buon lavoro. Buon lavoro, arrivederci.